altro modo di dire giapponese Neko ni Koban, ovvero dare il Koban ai gatti. È praticamente l'equivalente del modo di dire, diffuso anche in Giappone in realtà, di dare le perle ai porci, ovvero dare un qualcosa di alto valore a qualcuno che potrebbe non capirlo, potrebbe non sapere come usarlo. Ed in effetti non ha senso dare un koban, che è la classica moneta d'oro antica giapponese, a un gatto, essendo il gatto un essere superiore che se ne infischia delle cui squiglie umane quali i soldi e se ne sbatte di tutti i nostri tipi di problemi, vivendo già beatamente come futuro imperatore signore del mondo. Il fatto è che dal punto di vista mitologico la correlazione fra gatti e monete in Giappone è davvero strettissima. Alcuni yokai dalla forma di gatto vanno in giro effettivamente a rubare i soldi, ma c'è una figura ben più positiva di gatto spiritico, chiamato il Maneki Neko, il gatto fortunato, che ha come simbolo per l'appunto questo koban. Le varie raffigurazioni del Maneki Neko rappresentano con in mano o sulla fronte questa moneta oblunga dorata. Tradizione vuole che quando questo gatto appaia, somme di denaro incominciano ad arrivare, le attività commerciali hanno maggior successo, eccetera eccetera, motivazione per cui in molti negozi, e non solo quelli cinesi e giapponesi, oggigiorno si trova questa statuetta di un gattino che fa così con la zampa. E poi non vorrei dire, ma in realtà anche i gatti sanno usare i koban appropriatamente. Pensateci, se Meow il Pokémon non raccogliesse monete in giro per la strada, non potrebbe mai usare il suo attacco caratteristico, giorno paga, ma così per dire.